from its initial headquarters Siamo infatti qui riuniti in questa solenne cerimonia davanti a delegati di quasi 200 paesi per commemorare il 60° anniversario dell'insediamento di questa eminente agenzia delle Nazioni Unite nella città di Roma. In ricordo di questa importante data, signor Segretario Generale, Roma Capitale ha l'onore di donare alla FAO un pregiatissimo reperto archeologico. Si tratta dell'alzata di un sarcofago con un bassorilievo su cui in marmo sono scolpite scene rupestri che richiamano l'utilizzo dell'aratro da parte dell'antica gens romana. Ministro, grazie. Malgrado i notevoli sforzi della comunità internazionale, non siamo ancora riusciti a vincere la guerra di liberazione dall'oppressione della fame. Il numero di persone che soffrono la fame, invece di ridursi, è aumentato, superando la soglia del miliardo. E la tragedia della carestia nel Corno d'Africa rischia ancora di uccidere in futuro milioni e milioni di persone. Questa di oggi non deve allora essere una celebrazione retorica, ma un'occasione per dare impulso a nuovi approcci e a nuove iniziative. Well, it's a very difficult time right now for the hungry in the world. One out of every seven people on earth cannot find enough food every day. And this is a perfect storm of high food prices, droughts. So we're really calling on the world to stand together and appreciate very much the support of the member nations of the World Food Program, including Iran. Hamid Masoumi Nejad, FAO, Roma.